Paolo Grimoldi, oggi ospite in Regione Lombardia perché si parlava di Oriana Fallaci. Allora il messaggio della scrittrice, pur a distanza di anni, è ancora davvero contemporaneo. È contemporaneo perché attraverso questo governo noi continuiamo ad assistere a sbarchi di clandestini, e quando Oriana Fallaci parlava di Eurabia, di invasione, e denunciava col terrorismo islamico, con la cultura dell'odio, dell'Islam, denunciava il pericolo collegato all'immigrazione e che avremmo dovuto fermare soprattutto primariamente l'immigrazione, mi dà da pensare che dalla lezione di Oriana Fallaci abbiamo imparato niente. Oggi Renzi e la Boldrini spendono 3,3 miliardi all'anno per andare a prendere i migranti, per l'80-90% clandestini, sul bagnasciuga libico. E tra l'altro oggi scopriamo anche che abbiamo toccato il nuovo record di debito pubblico, ma noi paghiamo 3,3 miliardi. Se quei soldi venissero utilizzati per difendere la nostra famiglia, per pensare ai nostri anziani e soprattutto per garantire che il futuro non sia un futuro in Italia e in Europa con una nuova cultura di riferimento basata sulla religione islamica, mi sentirei un pochettino più rassicurato. Purtroppo per fare questo però bisogna assolutamente mandare a casa il governo di Renzi e della Boldrini. Ecco, allora proprio Oriana Fallaci diceva che era ancora più pericoloso. L'immigrazione è più pericolosa rispetto addirittura al terrorismo, e i numeri anche sulle coste africane lo dimostrano. Sì, perché vede, il terrorismo è un singolo fatto di cronaca nera, l'immigrazione è molto di più, è anche il fatto di cronaca nera, è anche una bomba, un omicidio, un fatto efferato, ma c'è molto di più, sono le chiese bruciate, sono il fatto che vogliono distruggere le nostre radici, sono il fatto che non vogliono il crocifisso, sono il fatto che si deve girare col burka, sono il fatto che un medico non può occuparsi, diciamo, di una donna musulmana. Vuol dire un cambio di carattere culturale, radicale, e quindi questo cavallo di Troia, come diceva Oriana Fallaci, è primariamente l'immigrazione. O noi entriamo nell'ottica, nella consapevolezza che l'immigrazione va fermata e va regolamentata, se no non andiamo da nessuna parte. Regolamentata nel senso che quando mi dicono che a livello economico noi abbiamo bisogno di un po' di immigrazione, sì, però i paesi normali, i paesi che fanno programmazione scelgono quale tipo di immigrazione. Potremmo farlo anche noi, scegliendo per esempio un'immigrazione cristiana, un'immigrazione tra l'altro di qualità, di livello, non i clandestini, che tra l'altro oltre che avere un costo economico, oltre che cambiare radicalmente quella che è la nostra cultura, le nostre radici, la nostra identità, rappresentano poi anche un costo sociale dal giorno dopo che siamo andati a prenderli, perché basta leggere i giornali locali per leggere di fatti efferati, di violenze, di violenze anche sessuali nei confronti delle donne. Ecco, tutto questo non va bene, e da Oriana Fallaci mi dispiace che abbiamo il governo in assoluto nella storia di questo paese che meno ha capito negli insegnamenti di quello che ci ha lasciato Oriana Fallaci.